Come rendere sicura una città? Come mettere al sicuro i cittadini? Come gestire gli eventi pubblici? Quali sono i compiti dei comuni? La nuova sfida della Polizia Municipale si chiama Sicurezza Urbana, Safety and Security, soprattutto ora alla luce delle nuove direttive su scala europea indirizzate ai comuni e nate per attrezzare le città dalle più piccole alle più grandi di fronte al rischio attentati. Tutti i temi al centro della due giorni dal titolo Sicurezza Urbana, la nuova sfida della Polizia Municipale in programma Nocera Superiore venerdì e sabato ad accogliere i partecipanti il comandante della Polizia Locale di Nocera Superiore Giovanni Vitolo. Questo è il solito appuntamento annuale che l'associazione Passiamo fa nella provincia di Salerno. Quest'anno è stato voluto a Nocera Superiore, gli anni passati abbiamo fatto a Salerno e a Cava, quest'anno a Nocera Superiore. Parliamo di temi attuali, quali la Safety and Security, cioè l'ultima circolare Gabrielli, nonché del decreto Minniti per quanto riguarda la sicurezza e in ultimo, non per ultimo, ma l'ambiente che è sempre attuale. Purtroppo la Polizia Municipale oggi si trova ad affrontare nuove sfide e le sfide sono proprio sulla sicurezza urbana, che sarà sicuramente quello là che ci vedrà coinvolti nel futuro. Sulle città, perché in effetti saremo parte integrante delle altre forze di polizia, pur se con un ruolo, il nostro ruolo, quello là di sempre, di poliziotti municipali, però voglio dire, dobbiamo sicuramente attrezzarci per far fronte a queste necessità che le nostre città vivono e quindi essere più vicini ai cittadini e cercare di prevenire quegli illeciti che poi possono sfociare in disturbi per la quiete e per la sicurezza del cittadino. Guardate, questa due giorni servirà anche per un confronto con i sindaci? Certamente, noi i sindaci sono attori sul territorio per quanto riguarda, essendolo demandato a loro la Polizia Municipale è demandata al sindaco, quindi il capo della Polizia Municipale come politico è il sindaco. Che sì, il sindaco deve recepire prima di ogni altro le norme, le cose, le sfide che la Polizia Municipale va ad affrontare.